occupiamo di disabilità di tipo motorio, un problema che impatta diverse fasce della popolazione. Non molte persone sanno che la fase in cui il nostro cervello è più vulnerabile è quando siamo nella pancia della nostra mamma. Circa 17 milioni di bambini in tutto il mondo hanno avuto una diagnosi di paralisi cerebrale infantile, una problematica che è intervenuta con una lesione importante al loro sistema nervoso centrale e che può dar loro delle disabilità di tipo motorio, cognitivo o comportamentale. Abbiamo cominciato a chiederci: ma che cosa succederebbe se invece di andare a valutare soltanto l'esito della lesione e intervenire dal punto di vista riabilitativo soltanto sulla loro mano che non si muove o sul loro piede che cammina in maniera strana, potessimo davvero impattare attraverso una diagnosi precoce sul loro potenziale residuo, quindi andare a lavorare su quelli che sono i loro punti di forza e andarli a sviluppare affinché anche loro possano avere un futuro da adulti, autonomi e soddisfatti. Mirrorable nasce nel 2014 con l'intenzione di creare una soluzione a 360 gradi per questi bambini e per le loro famiglie. Tre pilastri su cui si basa Mirrorable sono stati la partnership forte con la ricerca scientifica più avanzata, l'uso di tecnologie moderne ed innovative e l'ossessione nel disegnare questo processo, questa soluzione assolutamente intorno ai bambini e per i bambini stessi. È un corso di magia. Nell'arco di un mese, allenandosi ogni giorno per circa 45 minuti, imparano un nuovo trucco di magia. Ciao ragazzi, benvenuti a Mirrorable. Questo mese imparerete i segreti per diventare dei veri e propri maghi. Il progetto Mirrorable si inserisce in quello che è il contesto della tradizione del laboratorio di cui faccio parte, che è noto per la scoperta dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono una particolare classe di neuroni che si attiva sia quando noi compiamo una determinata azione, sia quando osserviamo un nostro simile che sta compiendo la stessa azione. Ci sono numerose evidenze scientifiche che suggeriscono il fatto che osservare un'azione, riprodurla internamente, quindi rappresentarla internamente attraverso l'immaginazione per poi eseguirla attivamente, quindi imitarla, possa condurre a un apprendimento motorio, a un aumento anche delle performance motorie considerate. Mirrorable si ispira sicuramente a questo concetto, a questo approccio neuroabilitativo, introducendo un'importante novità inedita, che è l'interazione fra bambino e bambino. Lo studio Mirrorable è iniziato nel 2016. E dopo la fase di implementazione della piattaforma si è passati al reclutamento. I bambini sono stati visitati un mese prima, all'inizio della somministrazione della piattaforma e a distanza di un mese dall'inizio dell'utilizzo di Mirrorable. Quello che abbiamo osservato è un miglioramento significativo delle capacità, delle funzionalità manuali nell'arto colpito dalla paralisi cerebrale, in particolare per tutto ciò che riguarda le attività bimanuali. In altre parole, i bambini sono stati in grado, al termine dell'utilizzo di Mirrorable, di adoperare con più facilità, di reclutare più volentieri l'arto deficitario nei compiti bimanuali. È importante notare che anche la compliance, l'adherence al trattamento e il grado di engagement hanno mostrato un profilo veramente soddisfacente. Basti pensare che tutte le sessioni sono state svolte in modo adeguato, c'è stato un grado di soddisfazione molto particolare da parte dei bambini e le famiglie hanno partecipato in modo costante, giornaliero, in modo proficuo a tutto l'iter riabilitativo. Ciò che sembra predire, in un certo senso, la possibilità che avvenga questo miglioramento è il fatto di trovarsi a interagire con un bambino che abbia delle capacità superiori alle proprie dal punto di vista motorio. In altre parole, è come se fosse avvenuto una sorta di trascinamento in cui il leader, o meglio chi ha la capacità di offrire delle performance migliori dal punto di vista motorio, è in grado di indurre un apprendimento motorio più efficiente in chi ha più difficoltà. C'era un anello che lo prendevi con la mano magica e c'era un pezzettino giallo e lo chiudevi per non farlo vedere e con l'altra mano lo pincevi e usciva un altro colore.